Possiamo partire? Ok. Prego. Allora, la nostra biblioteca, alle vie di Leonardo da Vinci, è nata più di 120 anni fa con la scuola e via via si è con un piccolo fondo scolastico e via via nel corso degli anni si è ingrandita con lasciti, donazione che da parte della scuola, della funzione delle scuole popolari d'Arzi, fino ad arrivare alla biblioteca che potete vedere oggi ed è arrivata ad essere la più grande biblioteca scolastica sul territorio della regione toscana e addirittura la terza biblioteca scolastica sul territorio nazionale. E questo si deve grazie al comune di Firenze, di cui la scuola ha fatto parte fino al 2007, all'anno 2007. E dal 2007, quando la scuola è passata sotto l'amministrazione statale, il comune fortunatamente ha lasciato la biblioteca, anzi ha invertito la sua funzione, perché da quando la biblioteca, che 3 anni fa è passata all'assessorato alla cultura, è diventata una biblioteca scolastica ma estesa al territorio, quindi anche al servizio della cittadinanza. Infatti, se qualcuno vorrà prendere in prestito. Indubbiamente. E questo meno male, perché è un patrimonio librario la biblioteca del Liti, perché la scuola prima era Iti, ora Is, Leonardo da Vinci, la biblioteca è rimasta Iti, Leonardo da Vinci, è un patrimonio librario di quasi 37.000 volumi, questi 37.000 volumi comprendono tutto lo scibile umano, cioè sia di carattere di cultura generale, sia a carattere tecnico-scientifico che rappresenta i libri a carattere tecnico-scientifico rappresentano in larga parte le varie specializzazioni presenti nel corso degli anni nell'istituto. E ora, grazie al passaggio alla cultura e anche all'avvento di internet, noi cataloghiamo in rete con tutte le altre biblioteche dello SDIAF, cioè Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina. E questo ha permesso di essere collegati con tutte le varie biblioteche, con l'avvento del catalogo in rete, e anche un cittadino, voi se avete il computer a casa potete vedere, andate sul sito del Comune di Firenze, cliccate sotto biblioteche e archivi e viene l'elenco di tutte le biblioteche del Comune di Firenze, per cui ci siamo anche noi. E questo ha permesso anche di facilitare il prestito, nel senso che se una biblioteca manca un certo testo, un volume, sia perché è in prestito a un altro utente, sia perché proprio manca dal catalogo, si può rivolgere a un'altra biblioteca tramite email o una telefonata, e quindi viene attivato il prestito interbibliotecario, di cui anche noi partecipiamo attivamente, e c'è un corriere che passa il martedì e il venerdì proprio a prendere i pacchi e a riportare i libri. E si può dire con orgoglio che sono più le altre biblioteche che chiedono a noi che noi chiediamo alle altre biblioteche. Vuoi aggiungere qualcosa? No, io voglio aggiungere soltanto che siamo contenti di essere qui a presentare questa conferenza, questo ciclo, sarà il primo di una serie che noi possiamo fare bene, grazie a questo fondo istriano che ti c'è procurato giustamente, e anche all'opera dei due ragazzi, perché tutti questi anni sinceramente si sono dati da fare e hanno dimostrato di essere dei validissimi collaboratori e degli esportatori anche ottimi nei confronti di terzi. Ecco, basta. Grazie. Poi lascio la parola al professor Tarnoglio che mi dà queste ricerche. Intanto noi dobbiamo chiudere alle 18.30, quindi dobbiamo fare in modo, perché poi dopo abbiamo i turni di chiusura, insomma, della scuola, dobbiamo fare in modo di avere degli interventi che tengono conto del bisogno. Abbiamo 5 ospiti stasera e poi abbiamo un pubblico che è anche lui adesso direttamente interessato a questo tema, in molti casi, perché è capitato anche a loro di dover lasciare casa, affetti, amicizie e tutto, e vivere una vita che stasera noi chiediamo a loro di raccontare proprio sul piano della vicenda personale. Cioè, stasera non vogliamo parlare di politiche o di politica, di cui pure invece ci sarebbe un gran bisogno che ci fosse un'attenzione su questo tema, e su questo i nostri amici hanno anche posizioni differenziate come casi, ma hanno soprattutto vicende personali molto interessanti.
importanti, molto diverse, e quello che noi chiediamo a loro stasera è proprio quello di raccontare come è capitato loro di dover venire via, cosa hanno trovato quando hanno dovuto incontrare questa nazione per la quale tenevano tanto, l'Italia, per la loro e l'italianità, qui erano così legati, ma sono entrati in Italia da ospiti e non sempre sono stati accolti nel migliore dei modi. E soprattutto, diciamo, tutta la strategia dell'accoglienza, tra molte virgolette, di questi nostri connazionali è stata tale da disincentivare la loro forza di solidarietà. Sono stati suddivisi su tutto il territorio nazionale e quindi hanno sofferto per molti decenni non solo dell'isolamento, ma anche di una certa vergogna che derivava loro dalla condizione di non essere riconosciuti come autentici italiani e quindi di occupare anche posti che soprattutto dopo la guerra erano limitati, erano difficili, erano tempi in cui c'era difficoltà per tutti, e quindi è chiaro che per loro è stato un sentimento di sofferenza che si ripresenta anche, da quello che ho capito e da quello che abbiamo visto, tutte le volte che a loro tocca di ritornare in patria, nella loro patria che non è più la loro patria, cioè nella loro Istria, nella loro Dalmazia, nella loro Fiume, trovando un paesaggio culturale, umano, sociale ed economico completamente diverso da quello che hanno lasciato. Quindi noi chiediamo a loro di raccontare questo, però io vorrei innanzitutto ringraziare chi ha composto questo bel manifesto, Giulia Bacini e Roberta Fuggioli, che sono due ragazze che hanno anche allestito questi tavoli, hanno curato tutta la preparazione di questa mostra e soprattutto sono due ragazze appena arrivate alla nostra scuola. Sono due ragazze di qui. Ieri sono state all'Istituto Geografico Militare a cercare materiali anche su questo tema, partecipano a due borse di studio che la nostra scuola allestisce, una delle quali, per una delle quali siamo debitori a Guglielmo Sclemba, che è qui con noi nel pubblico, in quanto presidente di un'associazione che ha devoluto la somma rimasta a questa associazione una volta esaurito il proprio fine sociale, l'ha devoluto alla nostra scuola avendo visto l'interesse che noi dal 2007 coltiviamo per questo tipo. E lì sul tavolo che le ragazze hanno allestito c'è una raccolta delle locandine, delle attività che noi abbiamo svolto da allora, abbiamo anche ricevuto premi dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia, soprattutto abbiamo fatto viaggi, interviste e abbiamo anche ripubblicato con un corredo di note, di schede, di foto, di interviste, un libro importante che ci ha presentato molti anni fa il nostro Giuseppe De Vescovi. Un libro emblematico che è a disposizione di chi lo desidera, ce ne sono ancora poche copie, si chiama Nemico del Popolo, perché questo era il modo in cui veniva tacciato niente meno che un militante comunista di primo livello, perché ha vissuto molti anni in carcere e al confino durante il ventennio fascista, Antonio Pulicin, e però essendo dissentendo dalla volontà nazionalistica di Tito, di occupazione del massimo territorio possibile. Ricordo che appunto Trieste, noi celebriamo il 25 aprile come fine della guerra, Trieste è stata fra virgolette liberata il primo di maggio e non è stata liberata dagli anglo-americani, ma è stata liberata dall'esercito titino e sloveno. No, è invaso. Invasa. Perché chi l'ha liberata era CLN italiano. Sì, esatto. Allora, diciamo che c'è stato questo grosso tentativo di, Tito ha preferito, fra virgolette, liberare i territori interni dopo, per arrivare il massimo possibile verso il tagliamento, che era il suo, diciamo, confine massimamente desiderato. E dopo l'occupazione di Trieste, per 40 giorni ci sono stati episodi di violenze fuori controllo, che soltanto il 12 di giugno sono state interrotte per un intervento delle autorità militari alleate, ma quello è anche il periodo dei coibamenti, è anche il periodo delle giustizie sommarie a danno non solo di coloro che avevano effettivamente esercitato un dominio
non nobile nei confronti delle popolazioni slave, cioè la dittatura fascista che si è espressa attraverso l'occupazione di territori assolutamente non italiani, come Lubiana, che era diventata addirittura una provincia, una delle province italiane, ma anche nei confronti di chi invece, essendo nella resistenza, stava dissentendo dal disegno politico di Tito. Bene, nella nostra scuola abbiamo già detto che c'è questo concorso, quindi noi continuiamo a questa borsa di studio, continuiamo a occuparci e a fine anno presenteremo i lavori anche di queste ragazze, oltre che di altri ragazzi ci occupiamo anche della guerra qui da noi l'8 settembre sulla Puglia, un episodio poco conosciuto di resistenza dei militari italiani, dei militari tedeschi. Ci dispiace che il Comune di Firenze oggi non abbia fatto neanche un comunicato stampa per questo evento che noi abbiamo invece sollecitato, lo ha fatto la provincia di Firenze, invece. La ringraziamo, e notizia è uscita sulla Repubblica e sul Corriere della Sera, sull'edizione fiorentina del Corriere della Sera. E vorrei ringraziare in particolare chi sta curando la difesa web in diretta, l'abbiamo mandata a tutti i nostri amici di Zara, di Fiume, dell'Istria, di Trieste, della Slovenia, diciamo di Caporetto, di Tolmino, perché se volevano, potevano e possono. E ringraziamo per questo Roberto Del Bianco, che sta realizzando questo servizio su un sito che ci pare una chiave di lettura importante e nuova di questa vicenda. Questo sito si chiama Peace Link, e cioè è un link, è un legame che ha a che fare con l'obiettivo della pace. Però non è una pace sciocca, non è una pace facciamo finta di niente, è una pace in cui i conflitti e la resistenza e la persistenza delle sofferenze dei conflitti vanno gestiti, discussi apertamente, che è quello che ancora molto manca nel nostro paese. Allora, fra i nostri ospiti direi che iniziamo con la persona che rappresenta una delle associazioni, cioè macrocosmo di realtà che rappresentano in modi anche diversi la loro questione, Miriam Andreatini, che però raccoglie una gran parte di questa associazione, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Miriam Andreatini è la referente locale, soprattutto una persona splendida che di Pola, che ha vissuto un'esperienza terribile, quella di ragazzina come loro, dover venire via, dover andare a vivere in un certo modo, dove? Io non parlo proprio. Però io vorrei raccontare due cose, siccome ho sentito, prima di tutto ringrazio il professor Dall'Olio, ringrazio tutti per l'ospitalità che ci date e per la cura, quasi con affetto, che dimostrate nei nostri confronti quando c'è questa data. Con affetto. Quando c'è questa data che a noi sta tanto a cuore. Però questa sera io volevo raccontare due brevi episodi. Uno relativo a me personalmente, che è accaduto alla mia famiglia, e un altro che è accaduto nella città di Pola. Siccome ho sentito che il professor Dall'Olio ha detto che potevamo parlare anche dei nostri episodi, io racconto di un episodio che non ho detto mai, che ne parlo pochissimo, e poi vi dirò anche perché. Quindi questo è un materiale importantissimo per la borsa di studio, che è dedicata a eventi inediti, a cose nuove. Questo. Dunque, faccio un brevissimo passo indietro. Siamo nel 1920, è il primo maggio. Mia mamma ha 17 anni. A Pola c'è una manifestazione antifascista. Siamo nel 1920. Mia madre vi partecipa non tanto perché a lei avesse un'idea politica a 17 anni, ma semplicemente perché c'erano dei ragazzini che le piacevano. Quel giorno i fascisti spararono, rimasero in terra 7 persone morte, diversi feriti, tra i feriti mia madre, alla quale un proiettile aveva tagliato la gamba sinistra sotto il ginocchio di tronco. Quindi si trovò a 17 anni
orfana di guerra, perché il nonno era morto nella guerra del 15-18, in una famiglia erano 5 fratelli, da 17 anni e lei camminava con le stampelle. Chiudo perché era necessario per capire quello che viene dopo. Andiamo nel 1945, finisce la guerra, in Italia gioiscono perché arrivano gli alleati finalmente, da noi arrivano le truppe di Tito. E occupano tutta l'Istria, come sapete bene, è inutile che stia a ripetere, l'ha detto anche ora con il professore. Mio padre lavorava all'arsenale di Pola, era dipendente della marina, era un dipendente civile della marina militare. Va a lavorare come tutti i giorni e non ritorna a casa. Alla sera la mia madre si preoccupa, il giorno dopo non lo vede, il terzo giorno va a cercarlo al posto di lavoro. Parla con gli altri operai, i quali la sfuggono, quasi hanno paura, poi trova un giovane apprendista il quale gli dice: signora, suo marito lo sta i drusi. Drusi vuol dire compagno, compagni, non è che sia una parolaccia inventata da noi dispregiativa. E lo gare sta in mezzo veneto. Sì, suo marito lo hanno arrestato i drusi, cioè i compagni, perché druse vuol dire compagno in urla. Allora la mia mamma si è messa alla ricerca immediatamente di dove poteva essere finito mio padre. E un giorno di maggio, metà maggio, mi dice: vieni con me che so dove hanno portato papà. E io mi ricordo questa camminata in questa pinetta dove c'era un vecchio fortino fatto ancora ai tempi dell'Austria, e lì intorno c'era del filo spinato e c'erano i drusi che passeggiavano armati intorno, che si capiva che lì ci doveva essere, era lì il campo di prigionia. Sicché mia madre, scusatemi perché questo mi costa tanto a dirlo, l'ho detto pochissime volte perché era la volontà di mia madre che non lo dicessi, poi il motivo l'ho capito dopo. E sicché mia madre ha cominciato a chiamare mio padre per nome, si chiamava Ferdinando e la chiamava Ferdi, sperando che lui la sentisse. Uno di questi militari jugoslavi si è avvicinato a mia madre e ha preso il fucile da parte della canna e con il calcio del fucile gli ha dato una botta alla spalla. Lei è caduta indietro e la protesi di legno gli è finita sotto la schiena, per cui era in una posizione terribile. Io vi farò anche sorridere, avevo 13 anni, poco più, mi venne l'istinto di lanciarmi contro questo druse e mi aggrappai a lui chiedendogli perché. Ma a quel punto ho sentito mia madre che dice: stai attenta, stai attenta. Ho alzato gli occhi perché questo era Marcantonio, io avevo 13 anni e vedo che lui aveva qualcosa in mano, non so cosa fosse, se fosse una baionetta, un coltello. Sta di fatto che io mi sono messa le mani sulla faccia e lui mi ha ferita. Scusa Miriam, con pazienza, era vestito di partigiano o in civile? Il partigiano. Era vestito già partigiano. Lui era in divisa di militare. Militare già era diviso, sì, proprio, io lo so. E mi ha ferito qui e qui. È rimasto così. Qui e qui. Ora sono tanti anni, ma io con questa mano ancora oggi ho qualche difficoltà. E se n'è andato via. Io cosa ho fatto? Io sono andata per raccogliere mia madre, per aiutarla a alzarsi, non ci riuscivo, lei era preoccupata per me perché perdevo parecchio sangue da questa mano.
E esce questo druse, seguito da un altro, ci guarda, sghignazza e sputa. Tu, in terra, Tagliaschi. Italiano. E poi se n'è andato via, ci hanno lasciato lì. Io, a me mi ci è voluto tantissimo per aiutare mia madre ad alzarsi, ma lei era preoccupata per me perché perdevo parecchio sangue da questa mano. Allora finalmente, zoppicando, tenendosi a me, mia madre ce l'ha fatta e siamo andate. Mia madre mi ha detto, adesso andiamo all'ospedale per farti medicare questa mano. Però mi ha detto, ti raccomando, non dire quello che è successo. Io l'ho guardata. Perché? Come mai? Non dire, non devi dire a nessuno, tu non devi dire niente. Cosa gli dico al dottore? Io parlo così, ma sul dialogo era il dialetto. Cosa che devo dire allora al dottore? Dille che sei caduta in pinetta. Così siamo arrivati al pronto soccorso. A me mi hanno medicata, ma hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Mi hanno chiesto naturalmente, presente mia madre, cosa mi era successo. E io ho detto che correndo in pinetta ero caduta, mi ero fatta male in pinetta. Questo medico me l'ha chiesto 2 o 3 volte e io ho sempre ripetuto questa storia che sono caduta in pinetta. E il medico mi ha detto, e ve lo dico in dialetto veneto, tu non me la racconti giusta, perché aveva capito che non era possibile. Io per tanti anni non ho chiesto mai a mia madre, e qui chiudo. Poi mia madre mi ha detto che mi aveva detto questo perché aveva paura che una nostra denuncia fatta al pronto soccorso contro questo soggetto, contro il regime Druse, avrebbe probabilmente danneggiato la posizione di mio padre. Questo me l'ha detto mia madre dopo tanti anni che glielo ho chiesto, perché mi è rimasta sempre questa curiosità di sapere perché. Quando succede questo? Nel 45, 45, cioè appena dopo la cosiddetta liberazione. Quando arrivano, dopo una decina di giorni che sono arrivati i jugoslavi in Italia. Dopodiché io... E poi arrivano invece gli angloamericani che tengono cola per un po'. Sì, poi succede che insomma, rimangono per una ventina di giorni ancora, io sono dovuta ritornare all'ospedale per le medicazioni. Mia madre aveva un bel ematoma sulla spalla, ma lei di questo non voleva parlarne. Di sera anche gonfiato il moncherino, è comprensibile perché era dentro una protesi. Però lei questo non lo voleva dire, era preoccupata per la mia mano. Poi, l'ultimo giorno, quando sapevamo che gli inglesi, gli alleati erano pronti a entrare in Istria, mia madre mi disse, guarda, se torna a casa questa sera papà, va bene, altrimenti non lo vedremo mai più. E quella sera mio padre è tornato con la tuta di lavoro di 40 giorni addosso, la barba di 40 giorni, e ci raccontò che aveva assistito dall'altro lato, sulle spalle di un altro prigioniero, perché era come un bunker e la finestrella era alta. Lui era salito siccome aveva sentito mia madre chiamare, era salito sulle spalle di un altro prigioniero e aveva assistito a questa scena. E qui si conclude un discorso personale che io non avevo mai detto, anche perché mia madre mi aveva sempre detto non lo dire perché, se no, ma non mi diceva il perché, tu non lo devi dire. Poi me l'ha detto, poi alla fine me l'ha detto. E la vostra posizione politica qual era, scusa se... Prego? La vostra posizione politica. Voi la politicamente, come eravate collocati, eravate... Guardi, mia madre siccome era una ferita di primo maggio, era una persona che era stata ferita in questa manifestazione antifascista, per diverso tempo, quando ci fu il fascismo, quando arrivava un personaggio importante in città a Pola,
andavano a casa di mia nonna, prendevano questa ragazzina e la portavano in prigione. Sempre meglio aver paura che buscare. Sì, la portavano in prigione. Poi questo lo fecero diverse volte, mi ha raccontato mia madre, solo che poi si resero conto che era innocua e la lasciarono. Mia madre poi non fece più politica, era, come si suol dire, una bacia a pile, sapete, tutta chiesa a casa. Mio padre non era più fascista di tutti quanti quelli che erano in giro a quell'epoca, che lavoravano, ma non era mai stato fascista, non aveva fatto la marcia su Roma, per niente, insomma. La mia famiglia, anzi tra l'altro io che da bambina non so perché mio padre mi diceva sempre non ti curare di politica che è una cosa sporca, mi diceva quando ero bambina. A questo voglio chiudere una cosa che mi è successa, che non sapevi che non tutta la mamma era contata, c'è ancora la stima. Volevo raccontare, nel 45 poi entrano gli angloamericani a Pola e siamo nell'agosto del 46, c'era il governo militare alleato, come in tutta Italia, così anche a Pola. È il 18 d'agosto, è una domenica, è una bellissima giornata di sole. In un posto che è a Pola, che si chiama Vergarola, si radunano tantissime famiglie di polesani perché in quel posto, quel giorno, ci sarebbero la Pietas Iulia, che era l'associazione, la società sportiva di nuoto e canottaggio di Pola, aveva organizzato delle gare di nuoto. Quindi la gente era andata in pineta quel giorno lì. Io mi ricordo che quel giorno uscì di casa verso le 2 di pomeriggio, andai a casa di una mia cuginetta con la quale dovevo andare a Vergarola. Ma lo zio che ci doveva accompagnare, il giorno di Ferragosto si era presa una bella insolazione, sicché ci disse, piccole mie, non vi posso accompagnare a Vergarola perché guardate che condizioni sono. E noi rassegnate siamo andate in una pineta che distava da casa una ventina di metri da casa degli zii. Dopo nemmeno un'ora sentiamo un'enorme esplosione che scuote tutta la città, una nuvola nera di fumo che si alza verso il cielo. Lo zio si alza e dice Vergarola, e Vergarola era. C'era stato fatto in quel posto un attentato, appunto perché c'era questa manifestazione italiana, un attentato, la polizia alleata aveva fatto anche un identikit di questo personaggio che avevano visto la mattina girarsi nella pineta. Questo attentato ha provocato 65 morti, 37 feriti gravi, 19 feriti leggeri. Tra i 65 morti, io ho anche tutti gli elenchi a casa, 19 bambini. E questo è stato, per quei cittadini di Pola che ancora erano incerti, che ancora non sapevano quale strada prendere, l'attentato di Vergarola servì a spingerli verso l'esilio. E pochi mesi dopo, in realtà, c'è la firma del trattato di pace. Sì, questo... Ma c'erano degli indecisi che non sapevano che fare. Ma l'attentato di Vergarola fece anche quelli che erano dubbiosi, presero la strada dell'esilio. Posso dire una cosa? Sì. La maggior parte degli italiani non sanno. Primo canto, l'attentato di Vergarola è stato l'attentato più eclatante, più grande che l'Italia abbia subito. Non c'è piazza Fontana, non c'è piazza della Loggia, eccetera. Vergarola è stato il più grande attentato che l'Italia abbia subito. Infatti io insisto sempre, insisto col dire che in Italia noi commemoriamo tutti gli attentati di qualsiasi origine abbiano,
che siano caduti, ma nessuno ricorda l'attentato di Vergarola che è avvenuto in Italia, perché nel 1946 Pola era italiana. Quindi è un attentato di cui nessuno sa nulla, nessuno ha mai parlato, e che io mi ero proposta quest'anno, se stavo bene di salute, di parlarne su al cimitero di Trespiano. L'ho incaricato Severino, perché di questo attentato non se ne parla mai. 69 morti in una piccola città, non solo. Poi c'è il dottor Micheletti che ha avuto due figli morti. Sì, c'era il professor Micheletti che era di servizio in ospedale quella domenica d'agosto e che ebbe la sventura di vedere davanti a sé i cadaveri di suoi due bambini, uno di 11 anni e uno di 9 anni, del fratello e della cognata con i quali i bambini erano andati a Vergarola. Ciò nonostante lui rimase in ospedale per due giorni, due notti intere, e per questo gli è stata conferita la medaglia d'oro al valore civile. Questo io non voglio portarvi altro tempo perché ci sono i miei amici qui. Vergarola Giuseppe era un deposito di mine, marine. Per quello, il braccio destro di Motica è stato un attentatore, perché l'intelligence inglese c'ha nome e cognome dei mandanti. È stata fatta la denuncia ai signori magistrati di Roma e come tutte le cose sono andate a finire in un armadio. Spiegagli chi era Motica. Chi era Motica? Motica era un avvocato di Zagabria, perché gli slavi, se c'era il referendum in Istria, la maggior parte degli slavi, a parte che eravamo, la maggioranza erano italiani, ma la maggior parte, che quelli anche che abitavano vicino alle Alpi, perché generalmente erano le borgate, nelle campagne, votavano sicuramente per l'Italia, sicuramente. La mano pesante è arrivata da Zagabria in Istria. Infatti moltissimi sono stati importati. Però c'è un grande però. L'elenco degli infoibati sono stati fatti dai locali italiani iscritti al Partito Comunista Italiano. Questo, l'elenco degli infoibati? L'elenco è stato fatto da loro. Quando... cioè l'elenco di coloro che avrebbero dovuto essere infoibati, questo vogliamo dire. Eliminati. La lista di proscrizione. O nelle fosse comuni, o nel mare, o nelle foibe, lì dovevi scappare. Mia madre, che era del CNN di Rovigno, assieme all'avvocato D'Avanzo. Qui siamo in famiglia socialista, decisamente socialista. Il nonno era già socialista al tempo dell'Austria. I fascisti che erano a Rovigno, che tanto parlano fascisti, quando venivano i fascisti da Trieste, da Pula, mia madre veniva avvisata dal federale di Rovigno e gli diceva: no, questa sera non dovete uscire, specialmente tuo cugino. Tipo la mamma che veniva messa a Bagno Maria. Sì, che andava a mettere ogni primo maggio, lui e i suoi amici, in qualche torre o in qualche campanile, mettevano la bandiera rossa. Lo sapevano? Quando siamo arrivati in Italia, noi che eravamo in transito per da Bologna per andare alla chiesa, era un ex convento a Santa Chiara Bari, si fermarono fuori della stazione a Corticella, mi ricorderò sempre, Corticella, sì. Il treno non poteva proseguire perché i sindacati avevano proclamato lo sciopero, se il treno transitava nella stazione di Bologna. Lo sciopero contro di loro. Non doveva c'era una carta,
C'è una targa ora a Bologna nella stazione in cui il comune di Bologna sì, però il comune ha accettato di dover chiedere quantomeno scusa per questo. Dopo tante guerre fatte dalla associazione. Scusate, fino a concludere come mai il treno non si è fermato e perché si doveva fermare? Perché hanno fatto un sciopero? No, ma cosa dovevano fare? Doveva il Vaticano, allora era il Vaticano che provvedeva l'assistenza di anche non soltanto di noi, anche dei prigionieri che arrivavano in Italia, doveva darci una minestra, qualche cosa così, non era che da. E i ferrovieri hanno rigirato le pentole lungo i binari. Vino Budicin, che io ringrazio sempre dell'olio, ce l'ho sempre nella testa, era il fratello di Toni che ha fatto il libro, che è stato fatto il libro qui dai ragazzi. Erano fascisti, io non li avevo mai visti, abitavano vicino a casa, io non li avevo mai visti perché erano sempre o a Ponza o a Ventotene. Erano perseguitati i politici del fascismo, quindi erano veramente... Erano scolari vitoriati a Mosca. Anche. Budicin e Toni stavano alla scuola di partito. Quando Toni Budicin si presentò a Roma da Togliatti per chiedere se perorava a Mosca il plebiscito, l'ha tenuto per una settimana nel corridoio, sta scritto sul libro, non è roba inventata, perché l'ha scritta lui. Il plebiscito, spieghiamolo alle ragazze, era una specie di referendum col quale si sarebbe dovuto decidere, il popolo avrebbe dovuto decidere dove voleva essere collocato, se nella nazione italiana o nella nuova nazione di Jugoslavia. Però questo plebiscito, questo referendum, non è stato mai fatto. Ma certo. Il plebiscito è stato perseguitato proprio perché si era permesso Toni di fare una lista elettorale in cui perorava questo tipo di obiettivo. E allora gli capitarono un po' di incidenti. Un po' di incidenti nel corridoio anche, alle botteghe oscure. Quello dopo, ma voglio dire, quando era in Istria. Quando non è neanche arrivato a Rovigno, dopo una settimana che ha passato inutilmente là, è minacciato anche da ex amici che erano con lui a Mosca, non è arrivato neanche a Rovigno, la Politosna, che era la polizia politica jugoslava, a Canfanaro l'hanno prelevato e l'hanno portato nelle carceri di Abbazia. E lui testimonia in queste carceri che quello che ha passato con i fascisti italiani era un paradiso, secondo lui, in confronto di quello che ha patito ad Abbazia. Beh, anche perché poi bisogna sempre pensare che morde particolarmente il fatto di essere perseguitati da quelli con cui pensavi di condividere i più importanti ideali della tua vita, no? Altra cosa è essere perseguitati da quelli che si pongono già sin dall'inizio come contro di te, ma se sono i tuoi, allora sì che questo fa soffrire di più. Allora, abbiamo sentito anche Giuseppe Levescovi, sentiamo adesso Pino Cattola, che sono in parità, dunque la mia famiglia è venuta via da Rovigno nel 51, settembre del 51, per cui i ricordi che io ho sono ricordi di bambino, anche se poi tornando diverse altre volte con i miei genitori e parlandoci, no? Certe cose mi sembra di aver sempre vissuto, che sono certe situazioni. Comunque nel 51 siamo arrivati a Trieste. Diciamo anche il perché, qual è stata il fattore scatenante che ha fatto sì che Novabo prendesse la decisione di venire via. E Novabo racconta bene, motivatore di tutto. Avevamo dei campi, avevamo la strada, insomma, i nostri testi, eccetera. Quando nel 49
lui ed altri contadini per portarlo ai lavori volontari della, alla costruzione di una lavori sociali una ferrovia che stavano costruendo dal bacino minerario dell'Arsia a, per il trasporto del carbone, insomma, ecco. Naturalmente, siccome erano indietro con i lavori, insomma, in Cina naturalmente voleva dimostrare di essere efficace, efficiente, eccetera, prendevano queste persone, questi più che altro contadini, e li portavano a lavorare a questa ferrovia. Lui disse, guardate ragazzi, io domani c'è da cominciare a vendere il viale, non posso venire con così, no, no, devi venire, devi venire, e lo portavano via. Ripeto, lui ed altri, stette fuori circa un mese e mezzo, così. Quando tornò, la biglietta ormai era partito tutto. E allora cosa fece? Preso la disperazione, chiese un posto di lavoro al regime, no? E dette le terre, le linee, eccetera, alla cooperativa sociale, le quali appunto provvedevano a fare loro, no? questa coltivazione. E lui fu destinato come operaio, comunque così, c'era una grossa fabbrica di conserve alimentari a Rovigno, la Penera, e fu messo a lavorare lì. E però non è che mi piacesse tanto. Fino a quell'epoca i rovignesi erano tutti compatti, ce n'era pochi che erano andati via. Però da 51 poi vedere gente che cominciava ad andare via e parenti, anche loro erano andati via qualche anno prima. 46. E insomma ha preso anche loro questa decisione e fece l'opzione di andare via. A Trieste, come dicevo, siamo arrivati a Trieste, siamo stati qualche giorno lì. Poi siamo andati a Udine e da Udine, che c'era il campo di smistamento, siamo stati inviati alla Tenina in provincia di Arezzo, in un ex campo di concentramento. Questo campo aveva funzionato dagli anni 40-41, insomma, ed è stato chiuso nel 63. Come campo proprio? Come campo proprio. Prima era campo di concentramento per i prigionieri inglesi, poi dopo diventò campo di concentramento per i fascisti in attesa appunto di chiarire le loro posizioni di responsabilità, e poi, dopodiché dal 47 al 48 in poi fu campo. Che dire, quando siamo arrivati lì, io ero piccolo, i genitori sicuramente era una desolazione massima, perché erano delle baracche che baracche che sono state una trentina di metri. C'è Severino, che era quello più grande di me, forse potrebbe dire meglio com'era, però anche te, ecco. E lì siamo, ecco, io ho cominciato la prima elementare, ho fatto tutte le classi elementari lì. Dopo nelle 56 è la prima, chiamiamola la prima media, perché lì non c'era la possibilità di fare oltre le classi dell'obbligo, non c'era, e ci mandavano ad Arezzo alla scuola di avviamento. Nel 57 abbiamo avuto la fortuna di avere assegnazione di un alloggio qui a Firenze e siamo venuti qui a Firenze. Io anzi ho frequentato questa scuola qua. E sono uscito a diplomarmi. E l'abbiamo ancora con noi, anche esperto in orologi, questa splendida sezione di micromeccanica, qui si occupa di orologi, abbiamo con noi anche il professor Pancani, che l'ha fondata, no? È stato uno dei primi insegnanti, sì. E poi ha costituito anche una scuola, centro studi, centro studi, che è stato
si restauro. Restauro dei orologi storici. Anche prima, prima che non si aspetta da quel tempo in generale, la comunità stella ci fa male. Adesso di che cosa si sta occupando il centro studi? Ci sta in questo momento il restauro dell'orologio Villa Salviati. Villa Salviati è una villa sopra Chirofeso, sono capissimi. Diventerà un centro estremamente importante per la comunità europea, una delle biblioteche europee. 3-4 altri orologi importanti che avete restaurato? L'orologio Brunelleschi, che è sulla Scarberia, si sta pensando ora, anche questo è un'anteprima, l'orologio del Palazzo Vecchio. La segreteria anche a Napoli. E anche a Napoli l'hanno fatto restauro, insomma, su tutto il patrimonio orologiario del Palazzo Reale di Napoli. Io non è stato un uomo di nuovo, che ora questo dovrà essere visitato. Insomma. È stato importante. Comunque quello di Brunelleschi che abbiamo partecipato sulla Scarberia è forse il progetto più antico e più importante del mondo orologeria dal 1440 in poi, quindi che capire l'importanza di che la scuola insomma ha avuto un ruolo come succede. Sì, lo faccio vedere del Duomo di Firenze, insomma, sì. Tuttora viene mantenuto insomma la mia collega Palmieri che sta lavorando ancora su questo. Adesso entriamo un po' nell'interno dell'Istria, passiamo a Severino Bergamo che è di San Vincenti. Allora, io vorrei fare una comparazione un paio di minuti per ribadire l'italianità dell'Istria, quanto era e sarà sempre italiana. Almeno nei nostri cuori, anche se politicamente oggi non è più. Io provare con una comparazione fra Firenze e Venezia, perché Venezia, la grande Serenissima in cui ha dominato sull'Istria, in cui sono stati tanti pittori, scultori dell'epoca, scultori e pittori che hanno lavorato anche qui a Firenze quando dominava, imperava Cosimo di Medici. Cui la scuola di Vasari, Stefano Verardi e Tullio Scemo e così via. Però voglio però focalizzare la cosa su Salviati, perché Salviati, quello che ha dipinto, se mi sbaglio, non mi sbaglio, la sala del Cigli, il Palazzo Vecchio, poi lui, assieme poi a Carpaccio, ogni bene da Treviso, sono andati poi al servizio di Venezia e poi che poi sono stati innestati i vari luoghi, vari cittadini dell'Istria. Perciò, quando si visita Rovigno, Lignano, San Vincente, il mio paese che è a Ribona, Lignano, Parenzo e così via, sono tutte delle belle e delle piccole Venezie. Quindi di architettura slava, croata, non c'è proprio un accidente niente. È tutto italiano. Anche le pietre, la lingua, tutto parla italiano. E nel mio paese, dice la mia, Andrea Pini, nel mio paese San Vincenti, che è il nome latino tramandato di San Vincenzo, oggi Suete Vicena, che si trova a 20 km da Puna, nell'entroterra, in cui prettamente agricoli, attività agricole. E mio padre, che era faceva il fabbro, mio padre faceva il fabbro, e faceva i vomiti per i contadini, perché nelle frazioni limitrofe, il comune e il paese, c'erano i contadini slavi, che poi erano tutti imparentati. Avevo la nonna che era slava, le zie slave, che dato ci si telefona, avevo sempre un buonissimo lavoro, e tutti gli altri. Quindi chi ha fatto questa grande tragedia dell'Istria sono stati prettamente Tito con le sue bande è venuto dall'interno, da sempre, dalla Zagabria, eccetera. Perché fra noi, poi certo c'è anche dei focolai anche interni dell'Istria, però non era questo il problema. A mio padre, per le solite vessazioni, gli fu tolto le materie prime per lavorare, appunto che era fabbro, il carbon coc per la fucina, il ferro e così via. A quel punto lì, gioco forza dove vedere via.
e vi racconterò un episodio in cui poi questi partigiani, che poi tutti insigniti di medaglia d'oro, tutte le loro militari, perché hanno di liberazione, hanno liberato, che poi hanno trucidato tutti gli italiani, le Istria, il perché lo sappiamo e non ti ripeto. Io avevo quasi 5 anni, ma ve lo giuro, mi sembra di ricordarmi come fosse ora. Era una giornata di sole e di luna. E giocavo, io a giocare sotto il castello, al castello San Vincenzo, un paese prettamente italiano, no? Con la sua bellissima piazza e così via. E io giocavo sotto il castello. Il castello era il comune, dove c'era la sede comunale. E dove c'era la sede comunale e lì c'era naturalmente lo stato civile, la nave, come a Palazzo Vecchio, c'erano gli arazzi, i quadri, tutto un benedio. Io mi ricordo un bambino che andavo con mio padre su, mi sembravano, quando entravo in Palazzo Vecchio, mi portava a ritroso del tempo. Allora, come tutti i posti pubblici comuni in quell'epoca lì, anche il comune di San Vincenzo, questo bellissimo castello, era presidiato da 4-5 tedeschi, era il caposardo dove c'era, come qui a Firenze, che ci fu la liberazione, che poi passavano dagli Uffizi, eccetera, per liberare il comune dalla sala dei partigiani, eccetera. Ecco lì cosa successe. Una notte arrivarono i partigiani di Tito, ammazzavano questi 4 tedeschi di servizio, capoposto lì nel castello, bruciarono il castello, tutti ben di Dio, la nave, per fatto civile. Noi per venire via siamo dovuti prendere documenti, si andava nell'ufficio parrocchiale per rilevare i dati degli estremi, no? Perché non ci sapeva più niente. Vennero questi partigiani la notte e bruciarono il castello, ammazzarono questi 4 tedeschi, 5 che erano. Se non che, ecco, naturale la reazione, dal giorno dopo vengono gli autoblindi alla Pola, i carri armati, da Pola. Circondano il paese e ci mettono tutti nel giardino, in fondo. Bellissimo giardino. Eravamo quasi 300-320, fra donne, vecchi e bambini. C'era già il prete, il parroco che diceva i rosari, perché c'era la mitragliatrice di campo, l'avrebbe piazzato perché noi si doveva morire per via della pisana, per via di questo che per vendicare questi 4-5 tedeschi. Se non che, fortuna nostra, nel paese c'era una maestra elementare, che era tedesca di origine, di nascita, che aveva sposato un professor Monti, che era di mio paese, il professor Monti, che poi è morto in 54 a Trieste. Questa maestra, essendo tedesca, si era opposta a questi ufficiali tedeschi, dicendo: guardate che qui questi non c'entrano nulla, è un paese del Pacifico, cosa c'entra fucilare questa gente qui, questi vecchi, questi bambini? Ma i giovani, soltanto i giovani, dove sono i giovani? I giovani sono in servizio di leva. Infatti mio fratello, per un esempio, era in Germania prigioniero, si è saputo dopo. Un altro fratello era sempre anche lui in guerra, era nei Piemonte. Che non può parlare attualmente da Montedomini, perché è già anziano. Ma ogni modo. E allora lei si era opposta dicendo appunto che il paese era innocente, eccetera. Essendo appunto tedesca, è stata ritenuta credibile. Ci hanno lasciato libero. Io sono scappato, stato 2 o 3 giorni in un garage, mi cercavano, ma io sono stato 10-15 giorni senza parlare, con un grande shock, con un grande trauma. Ecco gli eroi cosa fanno, che dopo quelli hanno liberato, hanno fatto, no? Hanno sacrificato la povera gente, hanno fucilato con le medaglie d'oro. Non si fa le guerre così, non si fa, le guerre si fanno a viso, non si piglia gli innocenti, si mette le cose poi magari come che poi è successo in tutte le parti dell'Italia. E allora noi, e poi finisco,
che si venne via come si venne tanti, con i caretti, tutti della roba, stazione Campanaro, Pola poi Trieste. Quando siete venuti via? Noi di 49, il professore. Si doveva portare pochissimi soldi perché adesso ce ne acquisivano, poca roba. Mi ricordo il trittenio a Trieste, vennero su, ci spogliarono tutte queste donne, mia madre, eccetera. Le case poi, da tutti i requisiti per anni di guerra, 87% di questa guerra sciagurata fatta ai tempi di Mussolini, naturalmente è stato che abbiamo pagato noi le liste 87% di anni di guerra. Oltre con i beni pubblici abbandonati, ma anche con quelle nostre case, le nostre terre, eccetera. Quindi l'87% non ha pagato i toscani, il Ligure, il Piemontese, siamo pagati noi 87%, questa la gente non lo sa. Non sono stati indennizzati poco e punto. Sicché. E allora si viene due notti a Udine, Trieste e Udine. E poi come cantonale si arriva noi a Laterina. Laterina Arezzo, in cui c'era quante la gente avrà, che 35, non mi ricordo bene. Comunque, lì, con queste coperte di visori, i bagni in fondo alle baracche, perché era tutto il campo di concentramento. Quando si arriva noi c'era il filo spinato. Quindi lì, io vedevo sempre mio padre, mia madre, mio padre piangere, sempre avviliti, sempre... ero bambino, capivo e non capivo. Allora, all'inizio ci davano, tramite il Ministero degli Interni, c'erano la minestra a campo, come si dice, un po' di sbomba e via. Poi ho portato un po' di sollevazione della gente, poi ci davano il soldo come militare, 118 lire al giorno e capofamiglia, poi 79 lire. E si è vissuto 2 anni. Poi avevo i miei fratelli che i più maggiori sono venuti a Firenze, e poi qui allora a lavorare, poi ho fatto la domanda e poi sarà capitato di me, eccetera. Questo insomma è la mia storia personale. Poi... E Giuseppe c'è ancora una coperta di Bari, il campo profughi di Bari, che ci porterà come reperto per le nostre studentesse che potranno fotografare e incastonare nel loro lavoro. Adesso scendiamo un pochino più a sud, scendiamo giù in Dalmazia, anche perché si sta facendo un'ora un po' tarda e quindi dobbiamo almeno sapere che cosa è successo a Zara. Sì. Benito Zì. Sì, a Zara, quanto mi sembra, a sentire i rapporti, perché quelli da Zara non sapevano niente, certo, di quello che succedeva. Da noi a Zara più di tutti si era sotto controllo della polizia segreta OSNA, di tutti i cittadini italiani, a tutto quanto, anche a quelli che gli hanno dato la cittadinanza o il croata, automaticamente è già dato, come me, io ero cittadino italiano, loro mi hanno dato la cittadinanza e sono croato. Sì. Quindi era sia croato che italiano o solo croato? Era tutti quelli che pensavano, diciamo, di poter recuperare o andare via, perché c'era più polizia che tutto sopra che c'era a fare. In quanto a me, io sono stato già arrestato nel 1952. Io sono del 35, il 22 settembre, per la prima fuga clandestina volevo passare l'Adriatico con la barca a remi, non è tanto facile, anzi, e siamo stati arrestati prima che ancora si montasse in barca, portati via, condannati, uno, quelli là, si aspettava la barca, quelli due che avevano sentito qualche cosa che non andava, sono andati, noi si erano già legati, fermi, e questo gridava stoi, significa gli ha sparato, meno male l'ha beccato qui, e è venuto a casa, la polizia era già davanti le porte aspettando perché era una spiata.
e qui si finisce. Ma eravate circondati dalle... Siamo stati messi in carcere, sono stato 105 giorni sotto l'interrogatorio, qui al massimo, davanti al tribunale minore, a porte chiuse. Il presidente del tribunale ci ha lasciato liberi, però l'accusatore pubblico non era ha battuto i pugni che questi sono i pericoli per la nostra futura Jugoslavia. Invece dopo un pochino mi dice via, Aide, vai a casa. Per tutto, la salta, tutto sono andato a casa. E qui fine la mia prima. Avevo 17 anni e 22 giorni. Purtroppo la seconda volta del 54 ho tentato veramente con la barca in remi, con altri sei giovanotti e sempre italiani, e qui abbiamo rubato la barca. Coloro quando manca la barca deve subito avvisare la polizia, perché sennò vengono anche loro condannati pensando che l'è stata pagata e così via. Il giorno dopo ci ha preso un brutto tempo e rema rema e abbiamo visto un'isoletta e così chiama questa isola ancora, Isola Scarda. Però l'erano già avvisati passando nel condatore con un aereo e poi il motoscafo della polizia ci ha rimorchiati e portati a Zara. Io sono stato arrestato il 10/7/1954. È rilasciato il 10/8/1955, dopo 13 giorni di lavori forzati. La condanna mi è stata subito inflitta il giorno 17. Dopo 7 giorni, nemmeno avvisare a casa né niente, condannati senza avvocati, portati in manette, portati ai lavori. Ecco, questi sono documenti, ragazze. Lui ha proprio i documenti originali. Sì, questo è in lingua slava, perché queste me l'hanno dato ora del 2000, quando dopo la guerra di loro, perché prima no, quando era l'ex Jugoslavia non mi davano. Ecco. E qui sono stato condannato 13 mesi più 15 giorni per furto della barca. Infatti io non sono tornato, io sono venuto via nel 56, quando sono tornato da Zagabria, da questa Lepobla, dalla carcere che era sopra vicino a Zagabria, vicino a Varasti, lavori forzati. E sono passato dal consolato italiano e io gli ho detto la mia situazione, puoi andare, dice figlio mio non c'è che da fare in base ai documenti come optante, deve fare lo svincolo. Si è fatto lo svincolo. Lo svincolo significa svincolarsi dalla cittadinanza in croata per ottenere la cittadinanza croata. Però pagando 6.000 dinari per ogni maggiorenne. Noi si era una famiglia in 10. Quanto erano 6.000 dinari? 6. Cosa vuol dire 6. Oggi? Cosa vorrebbe dire 6.000 dinari? 6.000 dinari, era quasi un stipendio di un operaio, 8.000 dinari mio papà guadagnava. Sicché si è venduto tutto, che vuol dire tutto, anche quello che sapeva, ogni cosa, proprio venendo via nudi e mettere 6x7, io mi ricordo perché io sono stato il promotore di tutto questo, sai, in famiglia c'è sempre quello più e tutto quanto. 6x7, 42.000 dinari, per dire una, cioè, avevo vinto una scommessa sportiva, avevo vinto 24.000 dinari, la mamma mi dice comprati un vestito, ma mi vergogno, dico mamma cosa mi vergogno, mettere il vestito, non da nessuno, non da... E l'ho venduto anche quello al bazar per raccimolare tutti questi soldi, ecco. E poi dopo prima sono andato dal consolato italiano, ci ha dato il passaporto, tutti i passaporti che l'aveva, ce l'ho ancora il passaporto vecchio, e però fino a che non ti danno il visto non puoi andare. Entro 2 mesi tutti licenziati da lavoro,
proprio con la miseria, dopo due mesi ci hanno dato il visto e lasciati. È venuta a Udine, a Trieste, Udine, campo profughi, a Laterina, come lui, ecco, tutto qua, che la fa. Posso dire una cosa? Poi ci abbiamo Luciano, eh? Ah, Luciano si avvicini. Sì. Posso dire solo velocemente una cosa? Tutti hanno raccontato come sono venuta via, anche io sono venuta via in una maniera disastrosa, perché quando sono entrati gli alleati, cioè quando gli alleati se ne sono andati e sono entrati in Jugoslavia a Pola, c'era del personale che era ritenuto indispensabile. Ora, siccome mio padre era tra quel personale ritenuto indispensabile perché era tecnico all'arsenale di Pola, allora disse a mia madre, disse, sai che tu fai, vai via te e la bambina, poi io vi raggiungo. Ma mia mamma le ha detto, sì bravo, così quando vengono ti arrestano un'altra volta e sei solo, non hai nessuno, restiamo anche noi. Allora, cosa abbiamo dovuto fare, essendo rimasti lì dopo il 47? Secondo il Trattato di Pace di Parigi, gli italiani rimasti avevano il diritto di optare per la cittadinanza italiana. Noi siamo andati a optare, non vi dico per non farla lunga, quanto ci hanno fatto confondere, perché tenevano l'ufficio chiuso, poi lo aprivano per un'ora, poi insomma ci facevano... Finalmente si riuscì a optare. Io ero minorenne ed ero poi optato una volta, abbiamo chiesto il passaporto, esatto, che si chiamava Propusnica, non so se vuol dire passaporto o lascia passare. Propusnica. Io essendo minorenna ero con il passaporto, diciamo, di mio padre. Cosa aveva? Avevano valore 15 giorni. Lo davano mio padre e io l'ho inclusa. A mia mamma no. Quando arrivava mia mamma, scadeva quello di mio padre e bisognava rinnovarlo. Così che a un certo punto, mia madre disse a mio padre, va via te e la bambina e poi vero io. Così siamo partiti soli, io e mio padre, lasciando mia madre sola a Pola, questo nel 49, e l'ultimo ricordo che ho, dunque noi siamo saliti sul treno a Pola, e avevamo paura perché sapevamo che molte famiglie italiane era successo che l'OSNA, la polizia segreta, saliva sul treno, arrestava uno della famiglia, per cui tutta la famiglia scendeva dal treno. Lo facevano apposta perché per impedire queste partenze. Per cui siamo stati, io con la testa sempre bassa, perché sembrava che se si stava con la testa bassa non ci vedevano. Poi ecco, quando siamo arrivati a Divaccia, che è una stazione prima di Trieste, sono saliti i drusi e mi hanno fatto scendere. Mio padre ha cominciato a protestare, ma loro hanno fatto scendere me. Io mi ricordo che sono andata in questa stazioncina, in una stanza dove c'erano due drugarice, cioè due donne, che mi fecero spogliare per vedere cosa avevo addosso. L'ultimo spregio che mi fecero, mi tolsero dal collo la catenina d'oro che io avevo del mio battesimo. Poi mi fecero rivestire e mi mandarono fuori. Fuori vidi mio padre che passeggiava su questo marciapiede, ma il treno sembrava pazzo. Però si salì sul treno, mi ha detto, che ti hanno fatto? Nulla, dico, hanno preso la catenina d'oro. E dopo poco eravamo a Trieste e finalmente a Trieste. E mia mamma è venuta un mese e mezzo dopo. Questo per dire, l'ultimo ricordo è la catenina regalata, cioè regalata. Dovuta regalata. Luciano Baio è anche lui di Zara, è stato di Punta Paio, carissimo ospite, cioè mi ha ospitato qualche anno fa a casa sua, e c'è una punta a Zara che si chiama Punta Baio. E poi esattamente cosa è Punta Baio? È una bella storia. Però parliamo più che altro adesso della storia. Allora, io mi ricordo il mio giorno primo di guerra. Come? Allora, io sono Punta Baio, c'era un distillatore, dove c'era casa mia, il distillatore, che facevano distillazione dal mare, prima distillazione, distillatore in Europa. Dal mare facevano acqua dolce.
perché come Zara era bombardata, hanno chiuso a Boccagnazzo, dove c'era acqua per Zara, lì chiudevano i partigiani, non davano acqua a Zara. Quindi bisognava cercare. Allora dovevano fare, capito? Allora intanto ha fatto il distruttore. Allora da questa casa mia e il muro è subito dietro. Che anno siamo lì? Più o meno nel 44-5, quando ho cominciato la guerra. Allora io mi ricordo, io ero sempre con i soldati italiani qua. No, quando ancora c'erano i bombardamenti. Aspetta, appena cominciato, non è cominciato a fare ora. Allora, io mi ricordo questo. Io ero sempre qui, soldati italiani. Diciamo, vedi, mentre sei questo bambino, amico, allora, soldati, no, ero bambino, ragazzino. Allora, si sentiva, si stava lì in distrattore e si sentiva un rumore. Io non di una decina di portezze volanti americane che venivano da Spalato verso il nord. E lui si guardava, ma non è quello, non ricordo quello, anche i soldati sono rimasti meravigliati, perché i primi protezze volanti che venivano in Europa. Quelle cose, guarda, buttano, cosa buttano i pacchi? Buttano i pacchi. Buttano i pacchi, perché non stava, si capiva, perché era 2-3 mila metri, 4 mila metri di altezza. Dopo qualche minuto tremava tutto, tutta Zara, non era tutto bombardata tutta, ma che anche il mio fratello era con la bicicletta a Zara, si è salvato per miracolo, tanto. E c'erano 300-400 morti, era prima domenica. Allora, insomma, da quel momento lì siamo rimasti proprio tagliati e tutti i giorni, oggi erano oltre 56 bombardamenti, 54. 54. Bianchi binari del cielo. Sì. Sì. C'erano bombardamenti. Cioè. Dove c'era il distrattore, c'era un grande rifugio che poi portavano dal mare acqua, pompavano dal mare acqua, dove era sotto rocce grosse, anche 6-7 metri di sotto roccia, ma una. Appena si passava così, e lì non si nascondeva questo rifugio, erano 300 metri di lunghezza. E lì, ora, questo problema era durante notte, una volta durante notte bombardavano, e c'era tante case distrutte vicino a casa mia, lì alla punta, Vailo, e alla città e tutto il resto. Allora nulla, passato tutto il tempo, bombardamento, ci arrivano questi partigiani. C'è uno nostro amico di mio padre che portava durante l'Italia, portava cespugli, legna dalla campagna, dal bosco, portava per bruciare la legna. E questo veniva ogni tanto, veniva da noi, è stato un amico. Si chiama Abriscevo Sopranissimo, questi chilometri lontano sopra l'Italia. Venivano tutti i partigiani, poi sono arrivati tutti i partigiani, i virosi, perché noi appunto poi si parlava molto anche croato, il dalmato vecchio, il dalmato croato. La faccetta di così. E quando cominciamo a parlare, noi siamo andati a questo paesino Briscevo, un 5-6 che mi dice, venite da noi, vedi che vi bombarda, vi distrugge la casa, vi butta, tutti i casi distrugge. Questa casa non è stata toccata e ero tutto dentro fare aria. Nulla. Quando sono arrivati poi i partigiani, mio fratello è andato per scappare in Italia, via terra, è scappato, gli hanno preso i partigiani. E doveva sparare contro i tedeschi, contro gli italiani. Forse i partigiani erano sequestrati. Mio fratello cosa ha fatto? Ha preso la pistola, ha preso un po' di pane, si è sparato per non fare il servizio. Questi partigiani cosa volevano? Volevano fucilare. Mio fratello da 5-6 km di bosco dove i partigiani scappava a casa e si nascondeva sotto il letto, si muoveva. I partigiani ogni tanto venivano a casa a cercarlo. Abbiamo fatto una buca sotto terra, sotto il pavimento, abbiamo fatto una buca e è nascosto dentro, non si vedeva nulla. Mio fratello è quello, è il primo che è scappato da Zara in Italia con la barca degli americani, che hanno portato il quadro perché ce l'ha portato lui, da Australia, che poi
fatto la barca come loro remavano, passavano Adriatico, da Zara da tre sorelle, cioè Isola Umbriano, che passavano per andare, come scappavano tutti di là dalla parte. E loro stavano sei milioni, sei paesani, e mio fratello aveva organizzato lui tutto per scappare in Italia. E dove sono andati? Sono di vicino ancora, di fronte ancora. Poi da allora sono andati di nuovo in casa perché pensavo che sono i partigiani spie e quei là, insomma, e poi sono stato raccomandato da tutti i zaratti italiani che erano, che fossero noi. Nulla. Mia mamma scrive a mio figliolo, a suo figliolo, mio fratello, dice guarda non abbiamo pane qua, così così abbiamo proprio vero pane. E manda questa lettera, si dà a una paesana, una vicina di casa, una paesana, questa lettera, queste qui aprono la lettera e vanno alla polizia di Zara. Un pomeriggio, io e la mamma siamo a letto a riposare, bailo, 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 che c'è, che c'è? Hanno, apri la porta, portone, portone, sono dentro, prendi una camicia e via. È stata 18 mesi in carcere. Le due parole che ha scritto, 18 mesi di reddito, prima anno che ha fatto la cosa. E noi, che eravamo sempre italiani, ci tenevamo italiani, c'era tanta nostra gente che voleva gli altri, però dobbiamo stare per mangiare il pane, dovevano fare vita, essere mostrati, partigiani. E la facevano anche ruffiani per poter mangiare il pane, non erano loro che volevano fare, dovevano fare per mangiare il pane. Da quella volta noi poi, la mamma era 18 mesi di carcere, è venuta a casa e da carcere ero un ragazzo, avevo 10-12 anni e io ero giù anche di morale, dovevo dormire, dovevo fare cucinare perché il papà era un attore, lavorava, la sorella mia lavorava con la fattura da banchi, anche mia mamma era una fattura da banchi con la pintata, poi non mi venne a Firenze lavorava a casa cucina. Con tante delle brave maestre, sono grandi amiche nostre, ma un'amica di Sabrediano è stata una grande amica, ha aperto tanta porta a noi perché siamo stati veramente belli e italiani. Severino voleva aggiungere un minuto, sì. Mi è concesso, perché è una cosa molto sconosciuta, cioè noi eravamo profughi anche non soltanto l'ultima guerra. Ma noi istriani siamo stati profughi anche nel 15-18, sotto l'Austria, perché quando ci fu la guerra fra l'Italia e l'Austria, la guerra della redenzione, dell'irredentismo, gli austro-ungarici hanno mandato tutti gli italiani nella parte orientale, tutti gli italiani dall'arco alpino fino all'Istria, tutto l'arco alpino fino all'Istria, tutti sul Danubio, tutti profughi, perché naturalmente gli austriaci non si fidavano degli italiani, e venivano di qua, si arruolavano con gli istriani, scappavano, venivano, si arruolavano appunto con le gente italiane. Quindi voglio finire che l'Istria è stata sempre simbolicamente come una bellissima donna, non è stata presa con amore, con dolcezza, è stata sempre violentata, perché l'Istria è un punto strategico. L'Istria ha fatto gol, ha fatto comodo agli austriaci, agli slavi, a tutti che potevano andare anche la Francia. Perché c'è lo sbocco sul mare, perché c'è l'arsenale, perché è ricca di tante cose minerarie e così via. E va bene, è stata un posto strategico, purtroppo sfavorevole per noi, che poi un'ultima domanda vorrei fare a ognuno di voi velocemente prima di chiudere, cioè se ci dite che cosa succede quando voi oggi ritornate lì, come vivete questo io vado perché, come ha detto, sono andato perché c'è parenti, c'è tante persone, quella si ricorda che lo mangi. Ci vado perché per l'amore della mia terra, però dopo che è successo la guerra tra di loro che si sono scavati, tra serbi, croati,
vedi che è successo in Bosnia, non sono più andato, perché purtroppo tanti italiani che erano lì anche il mio paese, sono andato a fare una guerra che mi apparteneva, sono andato in croati, sono andato in esercito croato contro i serbi. Quindi per mio andare, dopo 91 dopo più sono più tornato perché non è stato abbastanza. Io non ci posso tornare perché vado a vedere la mia casa e mi suscita tanti ricordi, soprattutto con i miei genitori, i miei nonni, così. Non posso andare lungo il mare perché c'è gli scogli dove andavo da ragazzina a pigliare il sole. Non posso andare in Pineta perché mi ricordo. Sto malissimo. Beh, quando vado fuori io non so che piangere, allora è inutile andare. Ma io volevo chiedere delle vostre case, delle vostre cose, siete riusciti poi ad entrare in possesso? Risargito in qualche modo? No. Niente, quindi cioè, nulla. Tutto ciò che avevate è andato perso. Quello, io concludo il mio discorso dicendo che soltanto da pochi anni la nostra storia è conosciuta e tramite anche personaggi come il professor Dell'Olio è stata portata. Ma per tanti anni, io ormai sono una nonna anziana, eccetera, questa nostra sofferenza ce la siamo portata dentro, sapendo quello che ci era accaduto, sapendo quelle battaglie che abbiamo dovuto fare anche qui. Lo sanno loro per avere 70 metri quadri di casa. Meno? Ho esagerato. Invece dei vescovi ci va tutti gli anni, ha fatto una domanda intelligente, signore. Sentiamo cos'è. Dicevo, il palazzo di Bettiza, famiglia nobile di Milano, ecco, fino poi non so, fino all'85 c'erano gli zingari in macello. Si immagina, guardi signora, che noi qui si fa la solita fine. Perché qui non ci si vuole bene fra di noi. Non ci si vuole bene agli altri, siamo esterofili. Non ci si vuole bene fra di noi. Non siamo nazionalisti come i francesi, come loro. Non lo siamo. Noi siamo sempre stati in guerra fra di noi, fra guelfi, ghibellini, bianchi e neri, fra principati. Poi si chiamavano le potenze straniere, come gli spagnoli, come i francesi, come gli austriaci, e poi a difenderci dal nemico italiano, nemico tra parentesi, per dire la... Serino, sentiamo Giuseppe, quando va al regno della piccola Venezia, che succede? Io vado in cimitero, nel primo giorno, in cimitero, poi vado sulla mia grotta, e poi me la può fare via nessuno. Quale grotta? Dove c'è il bagno? Come vado io? Siccome un piccolo trafiletto, siccome gli italiani a Lubiana c'era qualche fascista anche fanatico, c'è dappertutto il fanatico. Ma quelli di confine erano particolarmente. Il fascismo di confine era particolarmente violento. Erano anche qua. Io ho ereditato un cugino che si chiama Puccini, mi ha portato al circolo dei ferrovieri e ha detto guarda questi signori erano tutti fascisti e ora sono tutti comunisti, neanche uno ha aperto la bocca. Questa è una donna serba. Si chiama Mila Mihajlovic. Parlo di un intervento che ha fatto lei. Nel suo intervento ha ricordato tutti i genocidi, prima e dopo quello a danno dell'italiana. Quasi sottolineare questa tragica fatalità storica. In ambito jugoslavo, per gli sbocchi violenti della dialettica politica, ma nello stesso tempo ha evidenziato, mi mancano gli occhiali, come in Italia la politica è lo stesso. E la storiografia, votate solo al disimpegno davanti alla verità, si rendono ancora oggi complici della disinformazione e delle menzogne che continuano a circolare nel nostro dibattito pubblico. È vero, è quello che diceva l'inizio. Però lei serba, non lei deve raccontare che cosa lei trova quando torna nella sua regno.
se mi spezza. Io quando sono stato a Rigno ho notato, sono stato per una cosa di le nudisti, Anna Maria Mori nel suo sette nominato, dobbiamo chiudere quando racconta appunto di un paesaggio umano che è completamente dissonante rispetto al paesaggio, diciamo, architettonico, storico, ma proprio gli usi, i costumi, le costume, i movimenti. Ma la cultura, ci sono culture che non tornano. Non hanno mai avuto una cultura loro. No, no, ce l'hanno avuta. Le culture sono tutte degne di apprezzamento, sono semplicemente diverse. La cultura l'hanno dimostrata quando sono entrati. La Croazia non era mai uno Stato. E se non è uno Stato, non può avere la cultura. Sì, ma parliamo di cultura in senso antropologico, cioè come serie di costumi, usi e mentalità che ora Marco Polo è stata comunità. Bene, vi ringraziamo, dobbiamo finire. Dopo l'occupazione del 1921, a questo riguardo ha mostrato l'opuscolo da lei recuperato negli archivi del Parlamento loro. Il Parlamento. Il trattamento degli italiani da parte di Moldava dopo l'8 settembre 1943, un promemoria ormai dimenticato che il governo italiano portò nel 1947 sul tavolo del trattato di pace per controbattere le accuse di Hitler. In quest'ultimo libro, ampiamente documentato, l'opera di interpretazione delle interposizioni delle truppe nel 41, Milan Mihajlovic, di origine serba e quindi sensibile all'argomento, ha ricordato le migliaia di serbi, ebrei e zingari che gli italiani hanno sottrassero alla furia dell'Ustascia di Ante Pavelić. Sì, perché persino i tedeschi rimanevano un po' impressionati da quello che succedeva. A titolo di esempio, porta lei, ha citato gli interventi degli italiani a Grazia, dove appena arrivati scoprirono tante fosse comuni, presero le difese degli inermi, ponendo fine alla mattanza dei civili e la chiusura del campo di concentramento di Pago. Il campo di concentramento di Pago, oggigiorno, i comunisti della regione anche, signori, perché ho avuto discussione. Ho dimenticato di dire che Enrico Rossi, che è presidente della regione Toscana, e il vicepresidente hanno mandato il loro saluto a questo incontro, si sono scusati di non poterci essere perché avevano ovviamente altri impegni, ma questo perché l'hanno saputo all'ultimo momento. Effettivamente sono le uniche due persone che hanno risposto all'invito che è stato inviato a tutti i consiglieri e membri delle giunte comunale, provinciale e regionale. Enrico Rossi e mi sfugge il nome, ve lo dico. Prego. Che è anche assessore all'istruzione. Questo qui è il grido delle liste, è un organo di fondazione del Comitato di Liberazione Nazionale dei Partigiani Istriani Italiani, che poi sono stati tutti ammazzati dai titini perché naturalmente perché era un ostacolo, perché volevano appunto impossessarsi dei liste. Questo materiale che ce lo lascia e poi questo è il partigiano italiano. Il grido delle liste. Bene, grazie.
Thank you.